L'aviazione pose fine alla guerra nel Pacifico in un modo che andò oltre l'immaginazione più fervida degli strateghi. I giapponesi e gli americani, che avevano elaborato i piani di guerra, non avevano la minima idea delle armi che l'avrebbero troncata tanto bruscamente quanto definitivamente: il Boeing Super Fortress e la bomba atomica. La forza aerea tradizionale era arrivata un passo dallo sconfiggere i giapponesi, ma essi erano determinati a resistere all'invasione con ogni arma a disposizione. Il Giappone era una nazione di 100 milioni di abitanti, tutti disposti a morire per la patria e l'imperatore. Il Boeing B-29 fu il progetto più costoso di tutta la guerra. Costò oltre 3 miliardi di dollari in progettazione, sviluppo, produzione e attrezzatura. Il progetto Manhattan, che culminò con la bomba atomica, costò 2 miliardi. Dal punto di vista delle prestazioni, il B-29 fu indubbiamente il bombardiere più straordinario del conflitto. Era molto più avanzato del B-17 americano e dei Lancaster inglesi. Il Super Fortress era il risultato del lavoro di squadra di alcuni progettisti dell'aeronautica americana. Erano stati affiancati dal generale Hap Arnold, che aveva mandato avanti il progetto nonostante i rischi. Ma contribuirono anche la capacità tecnica e l'esperienza dei bombardieri pesanti della Boeing. Nel 1940 sembrava che l'Inghilterra dovesse essere invasa. Per farlo, la Germania avrebbe dovuto appoggiarsi alle basi americane. C'era bisogno di un aereo in grado di fare le 400 miglia orarie, con un'autonomia di 5.333 miglia e una capacità di carico di 900 kg. Fu una scommessa audace per l'aviazione, ma anche per la Boeing. La Boeing era forse la più esposta. L'aviazione poteva coprirsi dai rischi con altri produttori che realizzassero aerei meno ambiziosi. Ma la Boeing doveva fare affidamento sulle proprie capacità e fidarsi dei propri collaboratori. A molti veniva richiesto di creare componenti avanzati quanto l'aereo stesso. Bisognava trovare delle scorciatoie. Tutto si sommava a un programma già ambizioso. I fondi erano disponibili, ma spesso non risolvevano il problema. La linea fusolata si scostava decisamente da ogni versione precedente di Boeing. Vennero impiegati nuovi materiali e nuove tecnologie. L'intera capacità produttiva della Boeing fu impegnata nella creazione del B-17. Per il B-29 era necessario costruire nuovi impianti e contemporaneamente creare anche una nuova forza lavoro altamente specializzata. Presso gli stabilimenti furono aperte scuole dove, con 3 mesi d'addestramento anche meno, contadini, casalinghe e ragazzi appena usciti dalla scuola superiore imparavano l'arte di costruire l'aereo più complesso della storia della Terra. Nel 1943 la Boeing aveva 58.000 dipendenti impegnati sui B-29. Era risaputo che l'incognita maggiore era il motore. Il Wright R3350 a 18 cilindri utilizzava 2 turbocompressori della General Electric per sviluppare quasi 2 cavalli vapore per ogni chilogrammo di peso. L'R3350 doveva essere migliorato, ma non c'era tempo. E così sarebbe diventato l'incubo notturno dei meccanici e la preoccupazione continua dei piloti, che decollavano con carichi troppo pesanti da piste troppo corte. Anche con la potenza dell'R3350 era difficile raggiungere velocità e autonomia sufficienti. Per questo occorreva un'ala dal profilo aerodinamico innovativo, di grande forza ascensionale e un sofisticato sistema di deflettori. L'aviazione americana pensò che il Boeing fosse troppo innovativo, che il carico alare fosse troppo alto e che i piloti non sarebbero riusciti a gestirlo. Citarono ad esempio l'esperienza avuta con il famoso Martin B-26.
La Boeing ispezionò il B-29 e si accorse che l'ala montata sulla fusoliera aveva un allungamento basso che causava resistenza. Secondo gli esperti, i problemi del B-29 dipendevano dalla progettazione. Con uno sviluppo più attento, si sarebbero potuti evitare molti grattacapi. Per raggiungere le prestazioni necessarie, il B-29 doveva volare ad alta quota e per questo motivo era fondamentale pressurizzare la fusoliera. La Boeing aveva già pressurizzato l'aereo passeggeri modello 307 Stratoliner, ma non si era mai cimentata con un bombardiere. Il B-29 adottò il nuovo sistema a tre zone. Pilota, copilota, tecnico, radiooperatore e navigatore si trovavano tutti davanti. Gli artiglieri si trovavano nella zona centrale della fusoliera, collegata alla cabina da un tunnel che montava i due vani bombe. Il mitragliere posteriore si trovava in una terza zona sulla coda, del tutto isolato. A causa del sistema di pressurizzazione, si poteva operare sull'artiglieria nelle torrette mediante un controllo a distanza. La General Electric dovette creare un sistema di controllo che utilizzava una sorta di computer in grado di compensare velocità, autonomia, altitudine, vento, temperatura e traiettoria. I risultati furono eccellenti. Ogni artigliere, tranne quello posteriore, era in grado di controllare più postazioni. Il computer consentiva di sparare su bersagli oltre la portata delle armi manuali. La richiesta di B-29 aumentò. Aziende concorrenti furono incaricate di costruire lo stesso velivolo. La Boeing stava preparando il mercato concorrenziale per il dopoguerra. Quando il B-29 fece il suo primo volo il 21 settembre 1942, l'aviazione americana aveva passato un consistente ordine per 1.664 velivoli. Ma i primi due prototipi si incendiarono in volo. Il secondo si schiantò addirittura contro una fabbrica. Tutto l'equipaggio perse la vita. Nonostante le difficoltà, i primi B-29 della 58esima squadriglia di bombardieri atterrarono in India il 24 aprile del 44 per l'operazione Matterhorn. L'operazione Matterhorn era intesa a distruggere le acciaierie giapponesi. L'idea di bombardare Giappone dalle basi cinesi era politicamente allettante. Il presidente Roosevelt aveva promesso a Chiang Kai-shek di iniziare i bombardamenti contro il Giappone nel novembre 1944. Ma in pratica non fu così per una serie di motivi economici, logistici e organizzativi. I gregari di Chiang Kai-shek si rifiutarono di dedicarsi alla costruzione delle basi finché non fossero state soddisfatte le esigenze dei corrotti. Il generale d'armata Aceto Joe Stilwell stimò che almeno la metà dei 100 milioni di dollari in oro richiesti dai cinesi furono utilizzati per corrompere i funzionari. Le basi erano un monumento alla pazienza e all'operosità del popolo cinese. Furono costruite a mano, senza corrente elettrica, utilizzando esclusivamente attrezzature primitive per scavare il terreno e spezzare i sassi. L'operazione si fondava sul presupposto che i B-29 avrebbero garantito i rifornimenti trasportando la benzina oltre gli Hump, i passi dell'Himalaya che separavano l'India dalla Cina. I B-29 sarebbero stati affiancati da una squadriglia cisterna di B-24. Ma il B-29 non era stato testato a sufficienza e non sarebbe stato consigliabile sottoporlo a continue traversate in alta quota. La manutenzione era rudimentale e i pezzi di ricambio scarseggiavano, come anche il personale, ma il lavoro andava fatto, non c'era alternativa. La complessità logistica era in funzione delle dimensioni delle unità di B-29.
Il Super Fortress aveva un equipaggio di 7 aviatori. A ogni squadriglia erano assegnati 7 aerei, 28 squadriglie per ogni gruppo, per un totale di 112 nella brigata. Ogni B-29 aveva 2 equipaggi. Un aereo brigata al completo contava 11.112 operatori. Quando tutto fu trasferito oltreoceano, il 20° comando bombardieri contava più di 20.000 soldati ufficiali, suddivisi tra le basi in India e in Cina, impazienti di combattere. Il tenente generale George Stratmeier fu nominato responsabile dell'amministrazione logistica. Il generale Claire Chennault doveva rispondere della difesa a caccia e del supporto a terra delle basi in Cina. Il primo raid dei B-29 partì il 5 giugno 1944. Il generale Wolfe guidò 98 aerei contro gli scali di smistamento ferroviario di Bangkok in Thailandia. Quattro aerei si schiantarono in volo, 42 atterrarono fortunosamente. La successiva ricognizione stabilì che avevano colpito il bersaglio meno di 20 bombe. Non fu un buon avvio per un programma di 3 miliardi di dollari. I comandanti erano veterani delle operazioni in Europa, ma non sapevano ancora quanto differisse il B-29 dai B-17, né quanto difficili fossero gli obiettivi, la geografia e le condizioni atmosferiche del Giappone. Ap Arnold esigeva risultati, voleva un attacco diretto sul Giappone. Il 15 giugno, Wolfe lanciò 92 B-29 dall'India. Di questi, soltanto 79 raggiunsero le basi in Cina. 78 furono lanciati in un raid notturno contro le acciaierie di Yawata sull'isola di Kyushu. Ogni aereo trasportava 2 tonnellate di bombe. Il risultato fu ancora una volta deludente. Solo 47 aerei arrivarono a Yawata, che fu colpita da un'unica bomba. Fu danneggiata una centrale elettrica a quasi un chilometro dalle acciaierie. Gli americani si consolarono pensando al danno inferto al morale giapponese, ma Arnold non puntava al morale, lui mirava alle industrie. Il tenore fu lo stesso per i 6 mesi che seguirono. Mentre negli Stati Uniti la produzione di B-29 causava problemi enormi. Per risolverli fu chiamato Wolf. A settembre il 20° comando bombardieri fu rilevato da un fomentatore europeo, Curtis LeMay. L'escalation della guerra nel Pacifico con la conquista delle isole Marianne nell'estate del 1944 consentì una duplice strategia d'attacco. Dalle basi di Chengdu in Cina, i B-29, grazie al loro ampio raggio d'azione, colpirono gli obiettivi dalla Manciuria al Giappone fino alla punta estrema dell'Indocina francese. I Super Fortress, operativi nelle Marianne, erano in grado di coprire tutti i principali obiettivi all'interno del Giappone. Il 20° comando bombardieri di LeMay era la prima lingua d'attacco. Per la seconda, nel novembre del 1944, fu costituito il 21° comando bombardieri, che avrebbe operato dai nuovi campi d'aviazione nelle isole Marianne. Uno dei grandi strateghi dell'aviazione americana, Opossum Ansel, divenne comandante del 21°. Ansel atterrò a Saipan con il suo B-29 Pioniere del Pacifico il 12 ottobre 1944. Era impaziente di mettere in pratica i piani che aveva contribuito ad elaborare. Fu molto compiaciuto nell'apprendere che i B-29 operavano da Saipan, in quanto era stato lui a convincere i capi di Stato Maggiore ad aggirare l'isola di Trak e costituire la base nelle Marianne. When we've done some more fighting, we'll do some more talking. Thanks.
Hansel sentiva il peso delle responsabilità. Sapeva che anche Curtis Lee May, nonostante i successi europei, aveva difficoltà a capovolgere le sorti della guerra contro il Giappone. I problemi di Lee May con il 20° comando bombardieri comprendevano tra l'altro le difficoltà di rifornimento e l'inaffidabilità dei motori. Solo sporadicamente venivano inferti danni agli obiettivi giapponesi, ma i risultati non erano sufficienti a giustificare i costi. Nell'aprile del 45, il 20° comando bombardieri fu trasferito a Tinian e Guam. Ormai l'idea di bombardare il Giappone in modo prolungato era fallita. Il coraggio e l'impegno del 20° comando bombardieri non erano bastati a superare i problemi logistici, anche con Curtis Lee May al comando. Ma tali erano le aspettative del B-29 che i comandanti americani furono praticamente costretti a dimostrarne l'efficacia. Ai massimi livelli del comando, a conoscenza del progetto Manhattan, la pressione era ancora maggiore. Solo il B-29 era in grado di trasportare la bomba atomica. Se il Super Fortress avesse fallito, sarebbe stata la fine per il progetto Manhattan. La tensione si sentiva nell'aria. Ma nei mesi che seguirono l'arrivo a Saipan del 21°, Opossum Hansel non riuscì a fare meglio di quanto avesse fatto il 20° dalla Cina. Il comitato di analisi operativa riconsiderò le priorità in Giappone. Infine, suggerì di dare priorità all'industria aeronautica giapponese. Questa era stata da sempre anche l'idea dell'aeronautica. I capi di Stato Maggiore decisero che i primi obiettivi dovevano essere gli stabilimenti di motori d'aereo intorno a Tokyo. La lunga serie di attacchi su Tokyo fu sostenuta dall'incredibile coraggio e abilità dell'equipaggio di un F-13. L'F-13 era la versione per ricognizione del Super Fortress. La mattina del 1 novembre 1944, l'F-13 del capitano Ralph Stickley fu il primo aereo americano a volare sopra Tokyo dai tempi di Doolittle. Le condizioni erano buone. Stickley scattò le prime foto aeree della capitale. Quelle foto divennero poi riferimento per tutti gli attacchi contro la città. La prima missione di Hansel su Tokyo fu chiamata Sant'Antonio 1. Dopo un addestramento intensivo e molti rinvii, Sant'Antonio 1 prese il via alle 6:15 del 24 novembre. Il primo aereo a percorrere la pista del campo Eilly fu il Dauntless Dottie, pilotato dal generale di brigata Rosie O'Donnell. Il maggiore Robert Morgan, secondo ai comandi, aveva pilotato il famoso B-17 Memphis Belle. Dauntless Dottie fu seguito da altri 110 B-29 che trasportavano 278 tonnellate di bombe. Ma l'avvio della missione fu subito compromesso. 17 aerei si persero per strada. Altri 6 non riuscirono a sganciare le bombe per problemi meccanici. Gli altri furono ostacolati da un vento a 120 nodi, noto con il nome di corrente a getto, che gli occidentali cominciavano a conoscere solo allora. Gli aerei furono lanciati sul bersaglio alla velocità di 440 miglia orarie, troppo per un bombardamento di precisione. Se non altro, i caccia giapponesi opposero una blanda resistenza e la contraerea fu inefficace. La ricognizione successiva dimostrò ancora una volta che i risultati erano stati molto scarsi. Solo 16 bombe avevano colpito il bersaglio. I B-29 avevano migliorato le prestazioni. Una serie di modifiche aveva aumentato l'affidabilità del motore, ma le bombe continuavano a mancare gli obiettivi.
La prima analisi giapponese decretò che il costo del B-29 era talmente elevato per i risultati che otteneva che neppure una nazione ricca come gli Stati Uniti poteva permettersi di continuare gli attacchi. Ma i giapponesi non sapevano, come la maggior parte degli americani, che qualcosa stava per cambiare. Il 18 dicembre del 1944, 84 B-29 del 20° Comando Bombardieri di Curtis Lee May sganciarono 550 bombe incendiarie durante un raid diurno su Hankou, in Cina. L'attacco distrusse l'importante base giapponese. In seguito al successo del raid incendiario, il 21° Comando Bombardieri fu mandato a effettuare un raid di prova sulla città di Nagoya, in Giappone. Vi parteciparono almeno 100 B-29, tutti con bombe incendiarie. Hansel si oppose dicendo che preferiva continuare i bombardamenti sulle industrie belliche giapponesi. Così facendo, si pregiudicò la carriera. Si possono contraddire i superiori solo dimostrando di aver ragione. Fu effettuato un raid esplorativo su Nagoya il 3 gennaio del 1945 con 97 B-29 che trasportavano per lo più bombe incendiarie. Non fu una missione positiva. Solo 57 aerei colpirono l'obiettivo. I danni a terra furono leggeri. I giapponesi conclusero di poter contare su un sistema antiaereo molto efficace, ma fu una deduzione errata che avrebbe avuto conseguenze catastrofiche. Hansel rispolverò la tattica dei bombardamenti di precisione. I risultati non migliorarono, tranne in occasione dell'attacco al campo d'aviazione Kawasaki vicino a Kobe. Ma quell'unico successo non servì ad Hansel. Chi lavorava con App Arnold, se non dava risultati, veniva allontanato. Hansel fu sostituito da Curtis Lee May. Hansel era forte nella pianificazione, ma non c'era più tempo per i piani. Si doveva agire. Il momento di Curtis Lee May. Il nuovo comandante ottenne maggiore libertà d'azione di Hansel. Compì due attacchi seguendo il sistema di Hansel. Poi inviò 69 aerei a sganciare bombe incendiarie su Kobe. La reazione dei caccia fu pesante. Due B-29 furono abbattuti e 35 gravemente danneggiati. Ma la città di Kobe venne colpita. Vennero distrutti oltre 1000 edifici. Nell'ultima parte del conflitto, il vantaggio numerico e qualitativo degli americani consentì agli Stati Uniti di neutralizzare la reazione giapponese. Insieme ai bombardamenti di precisione, continuavano i lanci di bombe incendiarie. In un pesante attacco su Tokyo, il 25 febbraio, furono distrutti quasi 30.000 edifici. Ma gli attacchi di precisione continuarono a essere inefficaci. La reazione dei caccia nemici si intensificò. In una serie di attacchi sferrati a febbraio, 29 B-29 furono abbattuti dai caccia e 10 dalla contraerea. Altrettanti andarono perduti nel corso della lunga traversata da Saipan al Giappone. Altri 21 si schiantarono per problemi operativi come incendi al motore, eliche staccate o mancanza di carburante. Inoltre, i risultati erano minimi. Il B-29, il bombardiere da svariati miliardi di dollari, aveva fallito il fine per cui era stato creato. Ma Curtis Lee May aveva già pensato a un rimedio. Lee May sapeva perfettamente di rischiare le ire di App Arnold. Decise di attuare alcune tattiche studiate da tempo e testate negli Stati Uniti.
Era opinione diffusa che le città giapponesi fossero più vulnerabili ai bombardamenti di quelle tedesche. Le industrie giapponesi erano presenti anche in zone residenziali ed erano più concentrate di quelle tedesche. Il B-29 era stato progettato come bombardiere d'alta quota. Sul fronte europeo sarebbe stato così. Ma in Giappone la situazione era diversa. Armi e riflettori antiaerei non avevano controllo radar. Si venne a sapere che esistevano solo due squadriglie di caccia notturni, mentre i radar erano di tipo primordiale e scarsamente diffusi. Senza informare il generale Arnold, Limei decise di lanciare contro il Giappone un'intensa serie di attacchi notturni incendiari di bassa quota. Stava rischiando la carriera. I bombardamenti notturni offrivano molti vantaggi. Il vento era meno forte e il sistema di navigazione del B-29 funzionava meglio. Il volo a quota inferiore diminuiva lo sforzo dei motori e il consumo di carburante. La mancanza di armi e munizioni consentiva di trasportare un maggiore carico di bombe, superando i 5.000 kg per ogni aereo. L'idea dei bombardamenti notturni a bassa quota senza armi allarmò i piloti di Limei. Molti parlarono di omicidio, ma mai davanti a Limei. Il primo raid fu fissato per il 9 marzo. Un totale di 334 B-29 con 2.000 tonnellate di bombe. Gli aerei della prima squadriglia dovevano aprire la via. Le loro bombe al napalm dovevano appiccare i grandi incendi che avrebbero mobilitato tutte le squadre antincendio del Giappone. Gli altri B-29 trasportavano 24 set di bombe incendiarie a grappolo M69. Le M69 erano state progettate da un gruppo di ingegneri americani, alcuni dei quali erano coinvolti anche nel progetto Manhattan. Ogni M69 aveva una lunghezza di 50 cm per 8 di diametro e pesava poco più di 2,5 kg. Dopo aver colpito l'obiettivo, si verificava la detonazione e per un raggio di 30 metri usciva gel rovente che si attaccava a qualunque cosa bruciandola a temperature infernali. La tecnologia della M69 e il grande sforzo logistico per portarla sul bersaglio dimostrano la disparità tra gli strumenti bellici americani e quelli giapponesi nel 1945. I giapponesi non avevano nulla di simile, neanche lontanamente. La sera del 9 marzo ci vollero quasi 3 ore perché tutti i B-29 di Limeil decollassero. I bombardieri volarono verso Tokyo in formazione sciolta, ad altitudini comprese tra i 4.900 e i 9.200 piedi. Su Tokyo la visibilità era di 10 miglia circa. Le bombe a napalm degli aerei apripista appiccarono incendi che venivano propagati dal vento. L'attacco iniziale colpì 20 km quadrati di una zona della città altamente popolata. Gli incendi si diffusero rapidamente con risultati devastanti. Il servizio antincendio fu oberato di lavoro dopo 30 minuti dal primo attacco. Una tempesta di fuoco spazzò la città. Oltre 250.000 edifici andarono distrutti. Oltre un quarto delle case non esisteva più. Oltre 1 milione di persone era senza tetto. 83.000 i morti, 160.000 i feriti. I giapponesi erano inorriditi. Non esisteva alcuna giustificazione per una catastrofe di tale portata. Non contavano più la superiorità nazionale, lo spirito del samurai e il posto al sole per la nazione. L'11 agosto fu la città di Nagoya il bersaglio dell'attacco incendiario. Vennero distrutti oltre 3 chilometri quadrati di territorio urbano. Oh.
Osaka venne attaccata il 13 marzo. La città era coperta dalle nuvole e i B-29 dovettero optare per il bombardamento con radar. Inaspettatamente, i risultati furono migliori del bombardamento a vista. In 3 ore furono rasi al suolo oltre 12 chilometri quadrati della città. Il morale dei piloti dei B-29 era in ascesa. LeMay aveva scoperto la formula magica. Utilizzò al massimo i B-29 nelle tattiche che sfruttavano le debolezze del nemico. Tattiche che trasformarono il B-29 nel simbolo del trionfo. LeMay era incontenibile. Gli equipaggi lavoravano duramente. Arrivavano già a 60 ore al mese, molto più della media dell'ottava forza aerea in Europa. Ma mancavano i rimpiazzi e LeMay fu costretto ad aumentare i tempi di servizio a 80 ore. Sentiva nell'aria odore di vittoria, vittoria sul Giappone e vittoria nella guerra dei cieli. LeMay sapeva di essere arrivato a un punto che i suoi predecessori avevano solo osato sognare. Aveva a disposizione l'arma decisiva e sapeva che era in arrivo qualcos'altro. Era convinto che spingendosi al massimo, il suo comando avrebbe potuto annientare gli sforzi del Giappone. La forza del 21esimo comando bombardieri era in costante crescita. In aprile, LeMay disponeva di oltre 500 aerei. L'11 maggio lanciò l'ennesimo attacco su 3 città giapponesi. L'obiettivo era portare distruzione totale, per non ripetere la terribile esperienza di Okinawa. Al 15 giugno aveva distrutto 180 km quadrati di territorio tra Tokyo, Nagoya, Kobe, Osaka, Yokohama e Kawasaki. I B-29 ora venivano scortati da caccia a lunga distanza, i P-51 di Iwo Jima. LeMay aveva distrutto le 6 città industriali più importanti del Giappone, perdendo 136 aerei. La percentuale delle perdite americane, 1,9%, era accettabile, ma la realtà dei fatti era terrificante. Il Giappone non era in grado di fermare la distruzione. Mancavano le armi contraeree, i radar, i caccia per contrastare il nemico. Mancavano le pompe antincendio, i rifugi antibombe e gli ospedali per curare i civili. Eppure il Giappone era pervaso da uno spirito di resistenza che aveva salvato le sorti della nazione su tutti i fronti della guerra. Ciò nonostante, il governo decretò di continuare. LeMay e i suoi bombardieri avevano messo in ginocchio il Giappone, che però non intendeva arrendersi. Il successo dei B-29 nei bombardamenti a zona fece tirare un sospiro di sollievo a chi l'aveva sostenuto. Allora, pochi sapevano del progetto Manhattan e del ruolo fondamentale del B-29 nell'arrivo a destinazione della bomba atomica. Nel luglio del 41, gli americani avevano deciso di battere i tedeschi nella corsa alla bomba atomica. Il progetto Manhattan aveva coinvolto 120.000 persone, compresi i migliori scienziati e ingegneri del paese. Lo sforzo da 2 miliardi di dollari ottenne il primo successo ad Alamogordo, nel Nuovo Messico. Il 16 luglio 1945 venne fatta esplodere una bomba sperimentale con risultati incredibili persino per i suoi ideatori. Word
La notizia del successo fu subito trasmessa al presidente Harry Truman. Truman era assorbito dalla conferenza di Potsdam insieme a Churchill e Stalin. La bomba atomica rincuorò Truman e gli diede maggiore potere nelle trattative con l'Unione Sovietica. Truman accennò a Stalin che era stata approvata una nuova arma. Stalin si augurò che fosse messa a buon uso contro il Giappone. Truman si compiacque che Stalin non richiedesse maggiori informazioni. Ma non sapeva che Stalin aveva già ottenuto tutti i dati dalle spie sovietiche infiltrate nel progetto Manhattan. La dichiarazione di Potsdam del 26 luglio indirettamente avvertì il Giappone della pericolosità della nuova arma. Sanciva che l'unica alternativa alla resa sarebbe stata la distruzione totale e immediata. Il Giappone era profondamente mutilato dai raid dei B-29. Anche le importazioni erano state interrotte. I leader giapponesi sapevano di aver perso la guerra, ma non avevano ancora trovato il modo giusto per dichiararlo. Prese piede un atteggiamento culturale del tutto sconosciuto in Occidente, il mokusatsu, una pratica antica secondo la quale un ufficiale giapponese che non condividesse o non comprendesse un ordine poteva rifugiarsi in un nobile silenzio. Quando il nuovo primo ministro giapponese Suzuki Kantaro rese pubblica la risposta alla dichiarazione di Potsdam, utilizzò il termine mokusatsu, significando in sostanza nessun commento. Ma fu interpretato come se il Giappone volesse altezzosamente ignorare la dichiarazione e questo fu un errore fatale. It was a fatal error. All'inizio del 1944 vennero formulati i piani per modificare 15 B-29. Le modifiche non furono sostanziali. Nel contempo si procedeva anche alla progettazione della bomba atomica, adeguandola il più possibile al vano bombe dei B-29. L'estate seguente, Arnold autorizzò una squadra di esperti top secret a creare la prima unità operativa che doveva utilizzare la nuova arma. Il colonnello Paul Tibbets Jr. fu nominato comandante del nuovo 509° gruppo composito. Il resto del gruppo fu scelto tra gli elementi migliori. Per molto tempo, Tibbets fu l'unico del 509° a conoscere la vera natura della missione. Le attrezzature necessarie per movimentare e caricare la bomba atomica vennero approntate a Tinian nella primavera del 1945. A luglio, il 509° e i B-29 modificati erano schierati. L'addestramento cominciò immediatamente con 6 missioni speciali. Alcune di esse prevedevano il bombardamento di disturbo di guarnigioni isolate sulle isole di Truk e Marcus. Dal 20 luglio, il 509° effettuò 38 missioni, acquistando esperienza nelle tattiche di precisione necessarie per sganciare la bomba atomica. In queste missioni, le formazioni ridotte di B-29 sembravano ai giapponesi un'innocua routine. Venne compilata una lista di bersagli. Tra i vari, Kyoto, Hiroshima, Niigata e Kokura. Erano le sole grandi città giapponesi dove ci fosse ancora qualcosa da distruggere. Kyoto fu esclusa per il suo peso culturale e per la violenta reazione europea ai bombardamenti di Dresda. Truman e il segretario Stimson ritenevano che la distruzione di Kyoto potesse portare il Giappone nei campi russi dopo la guerra. Restava Hiroshima in cima alla lista. Poi venne aggiunta Nagasaki. A Tinian vennero preparati tutti gli elementi indispensabili alla missione. L'ordine numero 13 fu firmato il 2 agosto del 1945 dal tenente generale Nathan Twining. Prevedeva che il 509° gruppo compisse un attacco visivo su Hiroshima. Un tempo Hiroshima era stata un trafficato porto di mare. Ma il porto era saltato per le mine e adesso la popolazione era ridotta a 250.000 persone. C'erano molte installazioni militari. L'intera economia era imperniata sullo sforzo bellico giapponese. Non c'erano campi per i prigionieri di guerra alleati nei dintorni.
Sette aerei furono assegnati alla missione. Comandava la forza l'Enola Gay di Tibbetts, chiamato col nome della madre. L'Enola Gay era affiancato da due aerei scorta carichi di macchine fotografiche per immortalare l'avvenimento. Tre aerei rilevavano le condizioni atmosferiche. Un aereo portava il colpo di scorta. Il 4 agosto gli equipaggi furono informati della vera natura della missione e del previsto potere detonante di 20.000 tonnellate. Ma nessuno disse loro che si trattava di una bomba atomica. Alle 2.50 del mattino del 6 agosto, l'Enola Gay decollò. Cinque ore e mezza dopo, Tibbetts fu informato che condizioni e visibilità erano buone. Alle 9.15, l'Enola Gay volava a 328 miglia orarie, a una quota di 31.600 piedi. Il maggiore Thomas Farabee sganciò la bomba. Tibbetts effettuò quella che in seguito definì una manovra di allontanamento, una virata di 150 gradi in ascesa per evitare l'onda d'urto. Quando la bomba esplose, 50 secondi dopo, l'Enola Gay si trovava a 19 miglia di distanza. Nel momento della detonazione vi fu un globo di fuoco, seguito da una nuvola di fumo in rapida ascesa che si trasformò nel famoso fungo, la sagoma che proietta ancora la sua ombra simbolica. Immediatamente il presidente Truman diede l'annuncio al mondo. La notizia sorprese persino alcuni membri del 509° gruppo composito. La reazione giapponese fu confusa. Ufficialmente minimizzarono le conseguenze dell'attacco. Dissero solo che si trattava di una nuova bomba su cui bisognava fare accertamenti. Niente di più falso. Quasi 8 chilometri quadrati del centro di Hiroshima erano stati cancellati. Oltre 40.000 edifici distrutti. Quasi 80.000 persone uccise. 171.000 senza tetto. 171.000 were made homeless. I B-29 di LeMay e le portaerei della Marina mantennero la pressione sul Giappone mentre la seconda bomba atomica veniva preparata per il lancio. La seconda e ultima missione atomica della guerra partì alle 3.49 del mattino del 9 agosto. Il maggiore Sweeney e il suo equipaggio volavano sulla macchina di Bock. Avevano scambiato il loro aereo con quello del capitano Frederick Bock. La missione di Sweeney fu costellata dalle difficoltà. All'inizio l'obiettivo era Kokura, ma le condizioni erano avverse. Sweeney effettuò tre giri sopra la città senza individuare l'obiettivo. Giravano alcuni caccia giapponesi. Sweeney fece rotta sul secondo obiettivo, Nagasaki, anch'essa avvolta dalle nuvole. La macchina di Bock utilizzò il radar per la discesa. All'ultimo minuto il capitano Kermit Behan avvistò il bersaglio. Alle 10.58 sganciò la bomba. La maggior parte della popolazione si trovava sul luogo di lavoro quando la bomba esplose a 1,5 km dalle fabbriche d'armi della Mitsubishi.
Il territorio di forma convessa ridusse gli effetti della bomba a un'area relativamente piccola di 2,3 km quadrati. Morirono circa 35.000 persone. Incredibilmente, i consiglieri dell'imperatore Hirohito, del Consiglio Supremo di Guerra, discutevano ancora se arrendersi o meno. Come per Adolf Hitler, la fazione militare voleva continuare a resistere nella speranza di spuntare condizioni migliori. Il 19 agosto i giapponesi annunciarono non la resa, ma l'intenzione di accettare la dichiarazione di Potsdam, nella misura in cui questa non pregiudicasse la sovranità dell'imperatore. Nei giorni precedenti la dichiarazione giapponese, le missioni dei B-29 erano continuate. Furono sospese l'11 agosto per consentire i negoziati. Gli Stati Uniti risposero alla dichiarazione giapponese del 10 agosto informando che dal momento della resa l'autorità dell'imperatore e del governo giapponese sarebbero stati subordinati al comando supremo delle forze alleate. Aggiunsero che la forma di governo definitiva del Giappone sarebbe risultata dalla volontà popolare espressa con libere elezioni. Nessuna risposta venne dal governo giapponese e Lee May fu autorizzato a riprendere i bombardamenti. Il generale Arnold attendeva da tempo la spedizione dei 1000 aerei su Tokyo. Mentre il generale Spatz avrebbe preferito sganciare una terza bomba atomica se fosse stata disponibile. Lee May riuscì a concretizzare il desiderio di Arnold. 828 bombardieri e 186 caccia, in tutto oltre 1000 aerei, si portarono su Tokyo il 14 agosto. Prima del loro rientro, il Giappone aveva annunciato la resa. Le forze americane continuarono a sbandierare la loro superiorità aerea raggiungendo il culmine il 2 settembre. 462 B-29 erano in volo sopra la baia di Tokyo mentre veniva firmata la resa a bordo della portaerei Missouri. Nel frattempo, 900 B-29 lanciavano 5.000 tonnellate di scorte a oltre 63.000 prigionieri di guerra nei campi di Giappone, Cina e Corea. Nei primi lanci prevalsero medicinali, vitamine, cibo e vestiario. Proseguirono con cadenza settimanale fino all'evacuazione dei prigionieri. Come in Europa, questo fu forse l'unico modo per concludere umanamente una guerra disumana.